fatto che Cencimino Massimo Cencimino fosse sia il figlio di un capomafia non significa automaticamente che per Cessolo non è credibile, anzi chi è a conoscenza di informazioni sulla mafia non può che venire da quel tipo di ambiente. Lui era, secondo quanto lui ha dichiarato, e questa parte è certamente riscontrata, lui era il figlio, diciamo così, che non aveva voluto studiare, dei vari fratelli di Cencimino, quindi c'era uno avvocato, uno notaio, un altro lavorava in banca e lui era accanto al padre, accudiva il padre, lo ha accudito fino agli ultimi giorni di vita, e quindi standogli vicino ha saputo e ha visto chi incontrava il padre, con chi si incontrava. A volte ha anche assistito agli incontri, a volte il padre gli chiedeva di lasciarlo da solo, le persone riceveva, a volte ha ricevuto delle confidenze dal padre. Nell'ultimo periodo il padre aveva intenzione di scrivere un libro di memorie e aveva cominciato quindi a raccontargli delle cose che non gli aveva mai raccontato prima, e quindi tutto questo ha una sua credibilità, anche perché noi abbiamo trovato le prove, i riscontri alle cose che ha detto Massimo Cencimino. Non è che noi, nessun magistrato crede sulla parola di un cosiddetto pentito, Cencimino non è neanche un pentito, di persone che dichiarano quello che sanno, si fanno le verifiche. Nel caso di Cencimino è successo però che ad un certo momento, dopo aver dichiarato una serie di cose che noi abbiamo ritenuto tutte riscontrate e accertate, ha cominciato, come dire, un po' ad alzare il tiro e a rendere dichiarazioni che ci hanno lasciato dubbiosi e scettici. E su alcune di queste dichiarazioni ad un certo punto si è scoperto che non aveva detto la verità. Nello stesso modo con il quale avevamo creduto e tuttora crediamo alle cose che aveva detto nella prima fase, diciamo così, della sua collaborazione, non abbiamo creduto alcune cose che ha detto nella seconda fase, tant'è che noi stessi lo abbiamo arrestato. Cencimino è stato arrestato in quel periodo per dichiarazioni secondo noi false che aveva reso, il che però non annulla del tutto la credibilità delle cose che inizialmente aveva detto. Quando si ha a che fare con uomini che comunque vengono da quel mondo, dal mondo criminale, non sono mai le loro parole Vangelo, e così come non sono mai tutte menzogne e calunnie. Occorre fare una verifica molto, diciamo, pignola, molto specifica, molto dettagliata, in modo tale da selezionare le cose che risultano riscontrate, confermate, accertate, e le cose che risultano non veritiere. Nel processo, ad esempio, Cencimino ha dichiarato, ed è stato il primo a dichiarare, di essere a conoscenza che il padre aveva avuto nelle mani il famoso papello. Il papello, che in siciliano significa un elenco, un pezzo di carta, ecco, si dice un elenco, che poi in realtà è una sorta di francesismo, che viene fuori dal papier, diciamo, no? Francese. E il papello sarebbe un elenco di richieste che nella trattativa Totorrina aveva fatto avere agli uomini dello Stato che lo avevano cercato, nel quale, dopo l'omicidio di Salvo Lima in particolare, lo Stato era andato a chiedere ai capi mafia, attraverso Cencimino, sapendo che Cencimino, parlo del padre, Cencimino padre, l'ex sindaco di Palermo, aveva rapporti con Totorrina, con Bernardo Provenzano, cioè i capi di Cosa Nostra, allora lo Stato voleva sapere che volete, perché avete iniziato questo omicidio e stragi. Rina aveva preparato un elenco di richieste, il carcere duro, i pentiti, insomma un allentamento, diciamo così, della legislazione repressiva. Cencimino è stato il primo non a dirci dell'esistenza del papello, perché ce ne avevano parlato già altri pentiti, ma è il primo a entrare nel dettaglio, e addirittura ci ha portato una copia di questo papello. Dopodiché ci ha anche portato una copia di un documento manoscritto del padre, con il quale il padre aveva fatto una specie di proposta, diciamo così, alternativa del papello. Cioè il padre riteneva, facendo da intermediario della trattativa, come avviene la trattativa, c'è una richiesta molto alta, poi si contratta, eccetera. Allora Cencimino stesso si era reso conto che le richieste di Rina erano troppo esose, chiedeva troppo. Allora lui aveva fatto una proposta
diciamo, alternativa, abbassando un po' il prezzo per cercare di venire incontro alle due parti, e quindi va trascritto in un foglio le richieste di Rina, un poco, diciamo, sfumate, attenuate. Ebbene, noi non siamo riusciti a trovare l'autore del primo, perché neanche Fide Cencipiro sa se lo scrisse Rina o lo scrisse qualcuno per lui, e non siamo riusciti a trovare l'autore perché abbiamo fatto decine e decine di perizie grafiche comparative con la grafia di Rina, famiglia di Rina, di Provenzano, di famiglia di Provenzano, l'entourage di Rina e Provenzano, sino ad oggi non si è riuscito a individuare l'autore. Però siamo riusciti a trovare la prova che quel secondo documento, quello che Massimo Cencipino diceva, l'ha scritto mio padre come proposta di correzione, diciamo così, della richiesta originale di Rina, era effettivamente la grafia del padre, perché abbiamo fatto una perizia comparativa e corrisponde alla grafia di Vito Cencipino. Ora, qualcuno dei detrattori in toto della credibilità di Cencipino e dell'accusa della Procura di Palermo deve spiegarmi per quale ragione Vito Cencipino dovrà scrivere un foglio di carta queste richieste nell'interesse di Cosa Nostra, se non dentro la spiegazione che ha dato Massimo Cencipino. Solo Massimo Cencipino dà una spiegazione verosimile, plausibile, credibile di quel documento, che effettivamente dalla perizia che noi abbiamo fatto di comparazione con la grafia di Vito Cencipino risulta essere di Vito Cencipino. Non esiste nessuna spiegazione alternativa. E allora quelli che dicono la procura ha creduto a Cencipino a occhi chiusi, la procura non ha creduto a Cencipino a occhi chiusi, perché abbiamo avuto delle prove documentali precise. Quando avevamo le prove documentali precise di conferma, abbiamo creduto a Cencipino. Quando invece queste non c'erano, non ci abbiamo creduto. Ecco, una cosa appunto che non si è mai spiegata agli italiani è in che cosa consisteva questa benedetta trattativa. Secondo quello che noi abbiamo accertato, lo spiego nel libro, e secondo quello che nel processo si proverà, almeno la procura cercherà di provare. Ebbene, quello che si è accertato è molto semplice. Si è accertato che la trattativa è iniziata, uno, su iniziativa non della mafia ma dello Stato, due, che la trattativa è iniziata su iniziativa dello Stato, come dicevo prima, per cercare di sapere che voleva la mafia, per quale motivo hanno iniziato uccidendo Salvo Lima, ed è iniziata su iniziativa di un uomo politico, all'epoca ministro in carica della Repubblica, era il ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno, si chiama perché tuttora vive e vegeto ed è imputato nel processo, Calogero Mannino, che era l'altro politico democristiano considerato in qualche modo collegato alla mafia come Salvo Lima. Allora cosa succede? Succede che quando viene ucciso Lima, chi era Lima? Lima era il politico più potente del partito al potere all'epoca, la Democrazia Cristiana, uomo della corrente di Giulio Andreotti e legame in Sicilia del rapporto con la mafia, quindi era un po', come dire, l'ambasciatore di Andreotti dei rapporti con la mafia e quindi era garante del patto politico mafioso. Il, se non ricordo male, 19 marzo del 92 viene ucciso. Nel momento in cui lui viene ucciso si capisce che è successo qualcosa di enorme, perché è l'unico politico che non sarebbe mai pensato che potesse venire ucciso dalla mafia, perché è considerato amico dei mafiosi, dalla parte dei mafiosi, tant'è che, ricordo, qui si innesta anche, diciamo, una testimonianza personale, io ero in procura in quel periodo, subito dopo l'omicidio di Salvo Lima, già lavoravo come pubblico ministero, ero stretto collaboratore di Paolo Borsellino, e lo stesso Paolo Borsellino mi raccontò di averne parlato con Giovanni Falcone, e che la prima reazione di Falcone alla notizia dell'omicidio Lima, che stava succedendo qualcosa di enorme, perché l'omicidio Lima significava che si era rotto qualcosa nel rapporto mafia-politica. E come lo capì Falcone, a maggior ragione lo capì il mondo dei politici che in qualche modo era legato alla mafia. Per cui Mannino, come raccontano tanti testimoni che saranno sentiti nel processo, altri uomini politici dell'epoca, dello stesso partito di Mannino, ma non solo, del suo stesso partito, ricordano che Mannino in quei giorni era terrorizzato, era certo di essere
il secondo della lista, era certo di dover essere, sarebbe stato ucciso subito dopo Lima. E Mannino aveva ragione, lo abbiamo scoperto noi anni dopo, perché un pentito, Giovanni Brusca si chiama, ha raccontato che proprio in quei giorni lo chiamò Totorrina, il capo di Cosa Nostra, per chiedergli di organizzare l'attentato a Mannino, per uccidere Mannino, e di incaricare quindi un gruppo di studiare i movimenti per pedinare Mannino per ucciderlo. Brusca avviò questo pedinamento, questa attività di osservazione, e ad un certo momento era pronto, tutto pronto per passare dalla fase preparatoria alla fase organizzativa ed esecutiva. E a quel punto, racconta Brusca, che rimase sorpreso dal fatto che Rina lo chiamò per dirgli: non si fa più niente, abbiamo qualcos'altro di più urgente e importante da fare. Poi si scoprirà che qualcos'altro di più urgente e importante da fare era la strage di Via D'Amelio e c'è l'omicidio di Borsellino. Ma intanto torniamo indietro. Perché improvvisamente Rina cambia idea? Perché Mannino viene risparmiato? Allora, quello che noi sappiamo dall'altro versante ora, cioè dalle testimonianze invece degli uomini, diciamo, che stanno dalla parte dello Stato, uomini politici, apparati, documenti relativi agli incontri di Mannino, che Mannino, guarda caso, in quello stesso periodo era terrorizzato, ed è quindi confermato che aveva ragione, perché già stavano lavorando per ucciderlo. E cosa fa? Essendo peraltro ministro in carica, pensa di attivare i suoi canali, e per attivare i suoi canali, per sapere cosa stava accadendo, si rivolge agli apparati alti vertici della polizia, dei carabinieri soprattutto, e dei servizi segreti, ed è così che nasce la prima attivazione dello Stato che chiede alla mafia di cosa hanno bisogno. Infatti è lì che si verifica il primo approccio, che è quello del allora colonnello, poi generale Mario Mori, che va a incontrare Vito Cencimino, il padre appunto di Massimo Cencimino, sapendo che Vito Cencimino era legato a Rina e Provenzano e che lui poteva sapere cosa stava succedendo dentro Cosa Nostra. Allora, quello che è accaduto, secondo la nostra ricostruzione, ma non è una ricostruzione, diciamo, di un romanzo, la ricostruzione che nasce da precisa lettura coordinata di tutti gli elementi di prova che sono emersi, e che Mannino quindi si doveva fare per salvare se stesso, ma non solo per salvare se stesso, ma per salvare se stesso e gli altri, perché quello che poi abbiamo scoperto dalle dichiarazioni di Brusca e di altri pentiti, che Mannino, Lima prima e Mannino poi, erano soltanto i primi di una lunga lista. Cioè la mafia aveva deciso di rompere i rapporti con quel mondo tradizionale, quel mondo della politica tradizionale, che diciamo così il mondo della prima repubblica, e voleva azzerare tutti coloro i quali erano considerati da loro traditori. E c'erano altri ministri di quell'elenco di morte, di condannati a morte dal punto di vista della mafia. Oltre a Mannino c'era il ministro della difesa dal tempo Salvo Andò, c'era l'ex ministro della giustizia Claudio Martelli, c'era una serie di altri deputati e parlamentari siciliani che erano considerati in qualche modo responsabili dell'abbandono, del fatto che la mafia era stata abbandonata. La mafia era stata abbandonata perché qualche mese prima c'era stata la sentenza della Cassazione che aveva confermato le sentenze definitive del maxi processo di Giovanni Falcone, mentre a loro, ai mafiosi, era stato promesso che in qualche modo sarebbero stati salvati da quella condanna. Allora, quando Mannino quindi manda questi uomini dello Stato a trattare con la mafia, e poi si sviluppa questa trattativa, la posta in gioco è salvare le vite degli uomini politici, di quel ceto politico che sapeva in qualche modo di essere nella blacklist, diciamo, nella lista nera dei condannati a morte. E questa trattativa in parte deve essere riuscita, perché è un dato di fatto, come ho raccontato prima, che a un certo punto Rina dice a Brusca che Mannino non va ucciso più, e Mannino non è stato più oggetto di attentati, così come tutti gli altri progetti di attentato sono rientrati.
Gli attentati che vengono fatti successivamente sono altri. Viene ucciso Paolo Borsellino e, secondo le risultanze dell'indagine della procura di Caltanissetta, venne ucciso perché è considerato esattamente il contrario, cioè un ostacolo alla trattativa, alla prosecuzione della trattativa. E poi si continua con le stragi del 93 da via dei Gergofili di Firenze, quelle di Roma, alle chiese, Milano, e per effetto anche della trattativa, perché la mafia capisce che comunque lo Stato può cedere, tanto che ha cercato lo Stato, i mafiosi, per stipulare una tregua, e allora si incentiva, come dire, il fuoco, risparmiando i politici da una parte, ma dall'altro continuando a mettere a rischio l'ordine pubblico per costringere lo Stato a scendere a patti più convincenti e credibili per la mafia. Questa, diciamo, detta in breve, è un po' la trama succedersi degli eventi, che poi avranno un suo avranno un epilogo finale nel 94, quando, secondo la nostra ricostruzione, alla fine si chiuderà la trattativa con l'accordo che viene stipulato attraverso Dell'Utri e Silvio Berlusconi, diventato nel frattempo Presidente del Consiglio nel 94. Noi la verità, purtroppo tutta la verità, ancora non la sappiamo. E allora, la domanda però ci possiamo andare ovviamente per deduzione. La mafia era interessata, allora, premessa, se è vero, e la procura di Caltanissetta, che è competente sulla strage di Via D'Amelio, procede per questa strada, se è vero che Borsellino venne ucciso perché è considerato come un ostacolo alla trattativa, significa che, ed è verosimile, che chi lo ha ucciso era interessato, lo dice, diciamo così, una volta si dice Max Catalano, ovvio, Watson, chi l'ha eliminato aveva interesse alla prosecuzione della trattativa. Allora la seconda domanda è: chi aveva interesse alla prosecuzione della trattativa? Siccome avevano interesse alla prosecuzione della trattativa sia la mafia che lo Stato, mi viene da pensare, l'ho anche scritto nel libro, che ci sia una pari responsabilità della mafia e dello Stato. E allora io dico che sul piano logico, storico e politico possiamo affermare con sufficiente grado di certezza che lo Stato italiano è responsabile dell'omicidio, della strage di D'Amelio, dell'omicidio di Paolo Borsellino. Io sono convinto che ci siano delle responsabilità penali di uomini dello Stato italiano rispetto alla strage di Via D'Amelio, e ne sono convinto per una serie di ragioni. Una ragione è quella che ho detto, è una ragione logica. Una seconda ragione è un po' più che logica, è una ragione, diciamo, relativa a una prova giudiziaria, sia pur indiziaria, e cioè, se è vero che Borsellino è stato ucciso perché era un ostacolo alla trattativa, era conoscibile dalla mafia che Borsellino era un ostacolo alla trattativa? No, la mafia come faceva a sapere che poteva esservi all'interno dello Stato una contrapposizione di qualcuno che era favorevole alla trattativa e qualcuno che in qualche modo si opponeva? Allora significa che la mafia uccide Borsellino come ostacolo alla trattativa perché qualcuno fa sapere alla mafia che Borsellino non costituisce un ostacolo alla trattativa e che non si può andare avanti nella trattativa a causa di Borsellino. Una volta un pentito, non parlando della strage di D'Amelio, ma parlando di un altro omicidio di un politico, mi disse: lei dottore deve capire una cosa, soprattutto in Sicilia a volte ci sono delle mezze parole o delle allusioni che sono sufficienti per fare capire un mafioso cosa deve fare. E quindi se un mafioso che ha la possibilità di ordinare un omicidio incontra un uomo politico e questo uomo politico vuole eliminare un suo avversario politico, non c'è bisogno
che l'uomo politico dica al mafioso: senti, devi uccidere Tizio o Caio. È sufficiente che gli dica: certo, tu hai bisogno di questa cosa, ma purtroppo questa cosa non la possiamo fare perché c'è Tizio che mi crea problemi e mi ostacola questa cosa. Certo, se Tizio non facesse quello che sta facendo, potrei fare quello che tu mi chiedi. Questa cosa viene percepita ovviamente dal mafioso. Il mafioso in questo caso che fa? Studia la persona in questione, l'ostacolo. Questo non riguarda solo la trattativa, questo riguarda, che so, appalti, leggi di favore, qualsiasi iniziativa, diciamo così, eventualmente politica di favore. Studia la situazione, il mafioso, e verifica se è possibile raggiungere l'obiettivo di rimuovere l'ostacolo senza commettere violenza a domicilio. Perché i mafiosi non è che sono dei sanguinari assetati di sangue, i mafiosi sono dei criminali che usano la violenza come strumento di potere, e quindi per loro è importante l'obiettivo, non è importante come si arriva all'obiettivo. Quindi se c'è la possibilità di intimidire o di corrompere la persona che costituisce un ostacolo, preferiscono la corruzione, primo tentativo si fa in genere con la corruzione, o l'intimidazione, ma utilizzano l'omicidio come estrema ratio, perché l'omicidio, soprattutto se riguarda un uomo dello Stato, determina reazione, presa di posizione da parte dello Stato, necessaria, strette repressive, attenzione all'opinione pubblica, riflettori accesi, eccetera. Nel caso nostro però, ovviamente, era noto e notorio alla mafia che Borsellino era un uomo incorruttibile e non terrorizzabile, diciamo così. Non potevano riuscire a convincerlo né con le buone né con le cattive, se non soltanto in un modo, cioè eliminandolo, uccidendolo. Quindi, tornando alla domanda di partenza, sarebbe stato sufficiente alla mafia sapere che qualche uomo dello Stato facesse sapere alla mafia che Borsellino costituiva un ostacolo per la trattativa, perché la mafia mettesse in moto la sua macchina di morte e eliminasse Borsellino. Io credo che quello che può essere avvenuto, che è l'unica cosa che può essere avvenuta, ripeto, perché sul piano logico è logicamente, direi, un ragionamento logico stringente. Se Borsellino è stato ucciso davvero per questo, ostacolo alla trattativa, la mafia da sola non poteva saperlo, qualcuno glielo doveva dire, chi poteva dirglielo era soltanto qualcuno che era dentro lo Stato, quindi dallo Stato si è dato in pasto Paolo Borsellino ai suoi macellai mafiosi. Ma c'è un'altra ragione, ho detto ci sono varie ragioni, una logica, una indiziaria che è questa, poi c'è un'altra prova che è penale, giudiziaria e indiziaria nello stesso momento, che è relativa al depistaggio. Noi abbiamo scoperto oggi, dopo più di 20 anni dei fatti, che la strage di Via D'Amelio è stata oggetto di un depistaggio colossale, senza precedenti, un depistaggio che ha avuto come effetto addirittura che innocenti mafiosi comunque, ma innocenti rispetto alla strage di Via D'Amelio, siano stati condannati con sentenze definitive, e addirittura che un pentito, o meglio un piccolo criminale, si dichiarasse pentito diventando un falso pentito, autoaccusandosi falsamente di aver commesso la strage di Via D'Amelio. Si tratta di questo Vincenzo Scarantino, che ha costruito una verità falsa sulla ricostruzione della strage di Via D'Amelio, autoaccusandosi di avere lui organizzato la strage, autoaccusandosi di avere lui rubato la macchina che poi venne fatta saltare in aria in Via D'Amelio, autoaccusandosi di avere reclutato lui gli altri uomini, indicando gli altri che avevano compartecipato, e quindi determinando addirittura processi e processi che si sono chiusi perfino con la sentenza definitiva di condanna di tanti innocenti in parte. Racconta oggi un altro pentito, quindi è successo purtroppo per caso,
per un accidente della storia. Per fortuna noi ci siamo resi conto di questo colossale depistaggio, che altrimenti sarebbe passato liscio. Questo depistaggio nasce dal fatto che ad un certo punto ci sia stato un altro pentito, vero questa volta, e che sia vero non lo diciamo perché lo guardi negli occhi e ti convinci, ma perché sono stati fatti delle verifiche, dei riscontri, per la prima volta potremmo dire, fatte appunto per bene, sulle dichiarazioni di Spatuzza, si chiama questo nuovo pentito, il quale ha detto: guardate che io non volevo collaborare fino ad oggi e quindi non vi ho detto la verità, ma la verità è che ci sono degli innocenti in carcere e che lo stesso Scarantino dichiara il falso, perché sono stato io ad aver organizzato la strage di Adamello. Devo dire che io stesso ero perplesso, ero scettico, che mi pareva strano, anche se io non avevo granché mai creduto a Scarantino, però mi pareva strano che, essendoci comunque delle sentenze definitive sul piatto della bilancia, arrivasse questo qui che smontava tutto e lui stesse dicendo la verità. Quindi devo dire la verità, che io inizialmente ero scettico, ma dopodiché abbiamo fatto verifiche, riscontri, tantissimi interrogatori, si è fatto il sopralluogo sul posto, e nel sopralluogo lui è stato fatto purtroppo per la prima volta, soltanto ora dopo 20 anni, il sopralluogo del posto in cui è stata prelevata la macchina poi diventata esplosiva, e Spatuzza ha portato gli inquirenti nel punto esatto ed effettivo in cui era parcheggiata la macchina, mentre è stato riportato Scarantino sul posto, e Scarantino era disorientato, non sapeva e non ricordava dove era stata rubata la macchina. E non solo, Spatuzza ha pure ricordato un particolare che non poteva sapere nessuno, e cioè che quella macchina che era stata rubata si era rivelata, dopo una messa a punto che era stata fatta da, diciamo, meccanici della mafia, che c'era un guasto all'impianto frenante e che questo poteva costituire un problema, e che quindi aveva portato lui, o chi per lui, aveva portato a riparare la macchina da un meccanico dell'impianto frenante. Si è riusciti a distanza di 20 anni a fare questa verifica, e questa verifica ha avuto esito positivo, e quindi soltanto chi davvero aveva avuto fra le mani quella macchina usata come autobomba poteva dare questa indicazione. A un certo punto hanno confessato il falso pentito e gli altri che a ruota, coinvolti da lui, seppur innocenti, avevano confessato, hanno confessato ora tutti insieme, e nel confessare hanno detto che c'erano stati dei funzionari di polizia che li avevano indotti a dichiarare il falso. Fra questi funzionari di polizia ce n'era uno che era il più alto in grado, che era colui il quale coordinava il gruppo investigativo che indagava sulla strage di via D'Amelio, che ora si è accertato, dopo 20 anni, che era a libro paga dei servizi segreti. Era un funzionario di polizia che aveva dei fondi neri, diciamo così, che gli passava mensilmente i servizi segreti. Allora, se noi mettiamo insieme questi tasselli, abbiamo un'altra prova, perché non crederò mai, con la mia esperienza di 25 anni di magistratura, ma non solo quello, non crederò mai che un alto funzionario di polizia, peraltro a libro paga dei servizi segreti, organizzi un depistaggio così colossale, convincendo un piccolo criminale, peraltro, come era Vincenzo Scarantino, a autoaccusarsi di una strage, e quindi addossandosi l'ergastolo, sia pur poi cercando di avere i benefici di pena previsti per i pentiti, soltanto perché per acquisire benemerenze e di poter dire: io sono il funzionario di polizia che ha individuato gli stragisti per servire e progredire in carriera. Non credo che si possa pensare che un funzionario di polizia si metta a rischio una cosa del genere. Tra l'altro questo funzionario di polizia non è più vivo, è morto nel frattempo, quindi è anche impossibile ovviamente interrogarlo sulle ragioni per le quali furono messe in piedi queste operazioni di depistaggio. Io penso
che l'unica spiegazione razionale di tutto ciò è che il depistaggio è stato fatto non per piccole ragioni personali di carrierismo, ma per ragioni di Stato, per una ragione di Stato, perché a sua volta qualcuno più in alto di lui gli aveva chiesto di depistare quelle indagini. Ricordiamo che in quel tempo, siamo nel 92, un altro uomo, alto funzionario dei servizi segreti, che vicenda che conosco bene perché ho svolto io le indagini da pubblico ministero, e cioè il dottor Bruno Contrada, era a capo dei servizi segreti e è stato poi condannato con sentenza definitiva di concorso in associazione mafiosa, e in quel periodo è accertato che nel periodo immediatamente successivo alla strage via D'Amelio costituì anche lui a sua volta un nucleo di uomini dei servizi di sicurezza che si offrirono spontaneamente alla magistratura e alla polizia per collaborare alle indagini e all'individuazione dei responsabili delle stragi. Se 2 più 2 fa 4, questo significa che è lì il cuore del depistaggio. E allora, se i servizi segreti si mettono in moto per un depistaggio di questa portata, questo significa che soltanto interessi e ragioni superiori possono aver determinato tutto questo grande marchingegno, e l'unica ragione può essere quella che dicevamo prima, e cioè che lo Stato è responsabile della morte di Paolo Borsellino e che quindi lo Stato, dopo aver ucciso Paolo Borsellino, si è adoperato per cancellare le tracce dell'omicidio.